Buon pomeriggio, vediamo se è partito tutto. Buon pomeriggio, ben arrivati. Ciao Tiziana, a questo nuovo appuntamento con il Giovedì delle Fate, l'ultimo di ottobre, poi ci aggiorniamo per metà novembre. Buon pomeriggio, ciao Simona, ciao Franci. Bene, oggi si leggono i messaggi, tutto a posto. Ciao Tiziana, ben arrivate, buon pomeriggio, ciao Lara. Ben arrivata anche a Catianna, buon pomeriggio anche a te, come state? Le stagioni stanno andando al contrario, abbiamo fatto estate, uno spuntino di autunno ai primi di settembre che qui era freddo e poi siamo andati verso agosto, luglio, fa caldo anche da voi immagino, buon pomeriggio. Infatti oggi mi trovate con una maglietta di cotone che appunto uso per casa. E non mi sono messa nulla perché effettivamente le ultime cose che ho realizzato sono in lana, sono un po' calde. Buon pomeriggio, come state? Ben arrivate. Ormai giovedì delle fate è un appuntamento fisso che ci tiene compagnia. Oggi cercherò di essere puntuale perché con le ultime, sia qui sempre estate, Francesca, con le ultime siamo andate un po' lunghe. Ciao Sara, ben arrivata. Ciao Marinella, buon pomeriggio anche a Lucia. Io comincio ad avere l'ansia a 3000. Oggi è giovedì, il mio conto alla rovescia è partito già da lunedì e ho veramente l'ansia a palla che aumenterà, aumenterà, aumenterà fino a domenica, quando finalmente ci vedremo, spero, a Pistoia, perché insomma è della zona e potrà esserci. Aosta, un po' freddino. Ciao Barbara, ben arrivata. Agata, ben arrivata anche a te. Buon pomeriggio Maria. Dunque, allora io ho un po' di cosine da farvi vedere, però prima di iniziare, visto che mi saluti, certo Rossella, molto volentieri, ben arrivata anche a te. Dunque, vi volevo riconfermare, cosa che ho già fatto nella diretta precedente, poi ho messo un po' di cose in giro, ma insomma, volevo comunque confermare la mia presenza domenica 30 alla fiera di Pistoia al Florence Creativity. Stamattina mi sono scaricata i biglietti, quindi per chi potrà esserci, per chi è della zona, eccetera, arriverò in apertura e terminerò in chiusura di giornata, quindi tutta la giornata di domenica. Ciao Gomitolo Magico, ben arrivata. Tutta la giornata di domenica sarò lì in zona fiera. Dunque, spero che, insomma, se c'è qualcuno che passa per salutarmi, sarei con te, sono contenta. E dunque, adesso mi partono le palpitazioni perché. Rossella, stai facendo un rosario. Buon pomeriggio da Palermo, ben arrivata, Giusy. Voi andate al mare, immagino, vabbè, che anche qui, eh. Peccato non poterci incontrare. Allora. Potermi fare tante fiere, prima lo dicevo con un'amica, è abbastanza difficile perché potersi muovere 2 o 3 giorni è sempre complicato perché c'è sempre lavoro arretrato, poi a mio marito non si può allontanare così spesso, eccetera. Quindi buon pomeriggio da Ferrara, quindi almeno una stagione sicuramente la farò. E quindi sicuramente a primavera un'altra passeggiatina la facciamo volentieri. Buon pomeriggio da Como, ben arrivata, ben arrivata. Sei la mia rovina. Ben arrivata. Tu sei di Caserta, Francesca. Oggi ho terminato il cardigan gelso, bene. Ciao Maria Grazia, mi dispiace tanto non poter venire. L'anno scorso sono andata a Firenze. Allora, peccato troppo lontana. Vabbè. Ogni zona ha la sua fiera, dunque, da Grosseto, ciao Ketty, e quindi buon pomeriggio da Bologna. Non so, insomma, quella località a quali luoghi è vicina, però, insomma, avendo già fatto Roma, Napoli, mi sembrava opportuno cambiare e quindi spostarmi su una zona dove non ero ancora stata. Se riesco, vengo a Pistoia, grazie mille. Poi, come detto, a primavera vediamo se toccare Torino o toccare Vicenza. Comunque a giro le vedrò di farle un po' tutte, un po' alla volta. Un po' alla volta sicuramente. Un saluto da Trento. Buon pomeriggio Marisa. Eccomi mentre Guido ferma al semaforo. Stella, buon pomeriggio anche a te. Ah, beh, a Napoli mi sembra che c'è l'11, ma sicuramente tornerò anche a Napoli, anche perché fra tutte le mete è quella per me più semplice da raggiungere perché è più vicina di molte altre.
Io mi sto mangiando le mani fino ai gomiti. Ho visto che eri ad una trentina di chilometri da me. No, tu dov'eri? Ciao, buon pomeriggio da Roma, ben arrivata. Ciao Fata, buon pomeriggio da Milano. Buon pomeriggio a voi, Vicenza. Ciao da Vicenza, ti aspettiamo a Ravenna. Vicenza ce l'ho nel cuore e devo assolutamente, perché dicono che di tutte sia la fiera veramente più bella in assoluto, vale sempre la pena. Quindi senz'altro l'autunno prossimo sarà quella la destinazione. Se riesco magari a primavera una capatina a Torino, magari la faccio così grosso modo, le principali le ho toccate tutte. Anni fa, forse era il 2017, sono stata anche a Bergamo, però quella non so se c'è ancora, se si fa nella stessa zona. Ciao Anna! O si fa altrove, però insomma, un pochino alla volta, dai. Facciamo un po' tutto. Buon pomeriggio da Tricerro. Grazie mille, Simonetta. Sì, Torino, assolutamente sì. Vedremo. Allora, io vi voglio far vedere innanzitutto una cosa che mi sono presa e che penso che abbiate preso in tante, ma comunque sì, Torino, vai, Simonetta. guardate, comunque. Adesso si era coniugato, si sono coniugate un po' di cose, insomma, il fatto che a Catania fai qualche fiera. Io non faccio fiere, nel senso che qualcuno mi ha chiesto se esponevo. Io non espongo nulla, cioè non vado ad avere uno spazio espositivo o di vendita, assolutamente no. Io entro in fiera con voi pagando un semplice biglietto, mi colloco in un posto dove non do troppo fastidio e mi metto a disposizione di chi vuole darmi un saluto. Resto comunque tutta la giornata nei paraggi. Ho preso il bravissimo Lurex, io non ancora, non ancora. Non ancora l'ho preso, visto che sono usciti tutti i colori, ci aveva fatto vedere l'anteprima anche l'altra volta, però mi è proprio sfuggito. Poi questa settimana io ho fatto un sacco di cose, ma altrettante le ho saltate, ma proprio perché ho quest'ansia, sono poco concentrata e mi rendo conto che oggi è giovedì e ho solo domani, perché io venerdì parto sabato e mi fermo a Perugia. Se c'è qualcuna di Perugia in ascolto, io mi fermo a Perugia per la pausa pranzo di sabato, perché vado a salutare Luciano nel suo negozio di tè e quindi poi domenica sarò alla fiera di Pistoia, quindi io praticamente devo fare le valigie domani. Non ho neanche preso le valigie dal garage, ma la cosa peggiore è che non ho la più pallida idea di cosa mettere perché è caldo, quindi cose di lana no, il cambio di stagione l'ho già fatto, sono un po' così impreparata, dunque non ho la più pallida idea di cosa. No, Napoli quest'anno no, Maria Rosaria. Napoli no. Ho la famiglia a Perugia. Annaggia, c'è il Covid, speriamo intanto che stai bene. Tanto le occasioni si creano, ci saranno senz'altro anche in futuro. Vorrei fare un cappello con il punto stella alpina. Allora, sì, dai, poi ti do qualche dritta. Una giacca con il Céline. Beh, il Céline ci puoi fare un po' tutto, quindi fra i tutorial che tu hai già sul canale, a parte il cappotto azteco dell'anno scorso, è un filo bello strutturato che per i capispalla è perfetto. Quindi se tu vai nella sezione dedicata ai cardigan, sicuramente trovi un progetto che ti piace, lo potrai facilmente replicare con il Céline. Allora, Rita, ciao Rita, buon pomeriggio con Rita. Ecco Mimì, è arrivata, ha fatto cascare di tutto. Mimì, allora fammi togliere queste cose, se no Mimì ci si mette sopra e poi non ve le posso far vedere. Allora, sabato parto e mi fermo a Perugia e vado a conoscere Luciano. Abbiamo fatto una diretta tempo fa, vedete Mimì, si è ricollocata nel suo posticino. Vado a trovare Luciano, ci tenevo tantissimo e questa è veramente l'occasione buona per fermarsi, fare la pausa a pranzo, la pausa a tè, vediamo. E quindi poi riparto per Prato, dove mi aspettano degli amici che da tanto, a cui ho da tanto promesso una visita. Loro vengono qui, ma io non sono mai stata a Prato, quindi sabato sera ceniamo a Prato, facciamo dei giri per Prato e domenica sono a Pistoia per la fiera, tutto il giorno all'interno della fiera. La fiera c'è dalle 9:30 alle 18:30, quindi copro, credo, la maggior parte dell'orario dell'apertura della fiera. Poi lunedì sarò a Lucca, ho preso i biglietti per il Lucca Comics perché se
c'è Sofia che sogna il Lucca Comics da tantissimo tempo. Sogna, poi c'è questo mondo giapponese dei manga, di tutte le anime giapponesi, queste robe qui che piacciono tantissimo a lei. E quindi ho preso i biglietti. C'è cioè Lucca Comics, molto non è a pagamento, da quello che ho capito, è tutto diciamo esposto all'interno delle mura della città, però ci sono dei padiglioni a pagamento, insomma, proprio una zona più riservata, eccetera. E l'argomento che le interessa è appunto in uno di questi padiglioni. Quindi abbiamo preso i biglietti e lunedì ci dedichiamo a Lucca Comics e poi il primo saremo di ritorno, però faccio tappa a Firenze perché Sofia studia arte, fermarsi, cioè passare per Firenze e non fermarsi è un crimine, quindi non so cosa riusciremo a vedere perché il Ponte di Tutti i Santi sarà un bel po' movimentato, però ci sono anche i miei cugini a Firenze, quindi speriamo di poter fare in una tappa più cose, quindi poi si rientra nella giornata del primo. La signorina rimane da sola in casa, poverina, quindi sappiate che quando rientro per una settimana avrò lei col broncio, arrabbiatissima. Stamattina alle 4:30 mi ha svegliato, che era in preda a una cosa di coccole, e quindi mi ha svegliata alle 4. Ho lasciato però le chiavi alla vicina, che viene ovviamente. Sì, cambia l'orario, Anna, sabato sera, sì. E che viene a dare la pappa, però insomma, vabbè, saranno 3 giorni belli pieni. Ciao! Ciao Antonietta, buon pomeriggio. Allora, il poncio che vi avevo anticipato la volta scorsa, che nel frattempo ho realizzato, ho messo le foto, eccetera, è qui. Contavo di partire con questo poncio perché, come Anna Orlando qui presente sa, quando sono stata alla Fiera di Napoli il primo anno ho messo il cappotto con le piastrelle Granny della serie. Se non ti conoscono, ti riconosco e ti fai notare. Quest'anno mi sono detta, vado col poncio. Così, insomma, una roba che magari chi ha già individuato mette a fuoco velocemente, ma con sto caldo, dove vado col poncio? Ai ai ai. Allora, spero mi risulti bene perché mi è piaciuta più la lavorazione. Allora, mezzo messaggio non lo vedo, mezzo sì, però io credo che a questo punto, qui lo dico, qui lo confermo, io con il tartan grosso modo mi fermerei, a parte il fatto che ormai il gruppo è stracolmo di progetti, appunto. Firenze sulla mia parola. Eh sì, allora io sono stata tante volte, sempre perché anche ho studiato arte, quindi l'ho vista, stravista, rivista, quindi diciamo che questo è un passaggio che facciamo con Sofia, quello che riusciamo a vedere, ma in una giornata vedremo sicuramente poco, però questa è la promessa che poi ci torneremo, anche perché Sofia forse ha già puntato all'Accademia di Firenze, quindi probabilmente la vedrò tante altre volte in futuro. Come vi stavo dicendo, per quello che riguarda appunto il tartan, secondo me abbiamo esaurito l'argomento, nel senso che mi piaceva farvela conoscere, una tecnica veramente antica, conosciuta da tantissimo, e quindi ho visto che molte l'hanno scoperto con il progetto della sciarpa. Quindi ci tenevo tanto a farvi vedere che oltre il passaggio di più capi nei quadrettini che vengono realizzati per la trama, che obbliga in qualche modo a formare la frangia, adoro il tartan, c'è la possibilità di utilizzare altre due tecniche e le abbiamo. Ciao Antonella, buon pomeriggio! E le abbiamo grosso modo viste perché c'è la tecnica della catenella che vi ho mostrato nella sciarpa Barberi, dove si fa la catenella e poi con una spilla da baglia oppure con un marker si fa passare nella trama e si fissa nella parte opposta. Quindi sono tecniche alternative che ci permettono di lavorare sui capi di abbigliamento, cioè in quei contesti dove non ci serve la frangia, e anche perché poi fermare quella matassa di fili diventa un pasticcio. Quindi l'unico modo di evitare la frangia è proprio di cambiare la tecnica di lavorazione. Nella borsa e nel poncho di domani vedrete appunto la tecnica a catenella lavorata direttamente nella trama. E quindi diciamo che grosso modo sono queste le tecniche. Questa qui in particolare, che è semplicissima ed è molto più veloce rispetto all'altra, vi
permette di realizzare i capi di abbigliamento, i runner, i cuscini, cioè tutte quelle componenti di cui dovete realizzare pannelli, porzioni, pezzi, eccetera, che non abbiano bisogno appunto di frangia e che possono essere facilmente cucite. Adesso vi mostro il poncho, che è ovviamente cucito, però a parte, ecco, individuare il disegno, vedete, questo è un pannello, questo è l'altro, però nelle cuciture non ci sono pasticce, eccetera, perché il lavoro con la catenella è molto pulito. Quindi con questa tecnica potete lavorare sulla maglieria, sulle giacche, se volete fare scianelline o qualsiasi altra lavorazione di vostro gusto. Nella borsa vi ho fatto vedere anche che si può lavorare in tondo e vi ho fatto vedere come bloccare la catenella. Quindi, qualsiasi idea vi venga in mente dove il tartan può essere utilizzato, avete la lavorazione con i fili per la frangia, avete la lavorazione con la catenella fatta separatamente e con la catenella lavorata direttamente nella trama. In questo modo il tartan vi riuscirà. Per questo progetto, Ketty, ho utilizzato il Gloria, ma potete utilizzare qualsiasi filo di vostro gradimento. Poi è chiaro che a seconda dello spessore del filo, se a voi piace il poncho portato sui piumini, sui cappotti, vi consiglio anche di usare dei fili più pesanti, perché se il poncho è più caldo, se il filato è più doppio e tra l'altro ha una buona composizione di lana, eccetera, sicuramente assolverà meglio il suo compito, cioè di essere particolarmente caldo. Se invece vi piacciono dei capi passepartout come questi, questi si possono sostituire alla maglieria. Immagino mia sorella che fa lavoro d'ufficio, spesso mette la camicia, però poi a un certo punto freschetto, e allora questo lo sostituisce al maglioncino e riesce comunque a star comoda, perché il poncho, sia messo con le punte avanti e dietro, sia con le punte sulle maniche, quindi girato, riesce a stare molto ben fermo e quindi è comodo. Quindi qualsiasi lavoro facciate, se andate a fare la spesa, insomma, sono capi che a dispetto di una sciarpa, dello scialle, della stola, non vanno riposizionati di continuo, soprattutto se poi li utilizziamo sui piumini che sono scivolosi e le cose di lana si muovono in continuo. Ciao Fiorenza, buon pomeriggio, ben arrivata. E quindi è veramente molto semplice. Per questo progetto ho utilizzato, mi sono tenuta i gomitoli nel dubbio, ecco, ve li faccio vedere. Ho utilizzato due gomitoli per ciascun colore, ma guardate che del secondo vi avanza qualcosa. Vedete, il gomitolo è bello pieno ancora. Quindi, se per esempio decidete di fare un collo da poter appoggiare quando volete un caldo in più, o se volete fare un cappellino, dei guantini con le mezze dita, ve ne esce abbastanza di filo, ve ne avanza abbastanza. Nel secondo gomitolo da poterci improvvisare un accessorio da abbinare appunto col poncho. Sono quella del pull che non riesce ancora a fare, ma ci riuscirò. Non mollare. Adesso vi faccio vedere poi un'altra cosa col pull, però anche lì credo che filato Gloria è arrivato in questo momento. Elena, allora buon lavoro. Tanto tu sei velocissima, se il filo ti arriva oggi, domani fate il poncho. Ciao Loredana, ben arrivata. E poi è molto molto caldo, io ve lo posso anche indossare. Tra l'altro la misura è abbastanza grande come vestibilità, quindi anche se cambiate il filato, tenete conto dei centimetri, ed è una taglia questa che insomma si adegua un pochino a tutti. Poi ovvio che se vi piace la frangia può essere sempre applicata dopo nei punti che vi piacciono. Potete utilizzare anche il filato Dion, questo adesso ve lo dico così, perché lo potete utilizzare per rifinire il bordo del collo, il bordo inferiore se volete un effetto pelliccioso, e quindi oppure può essere addirittura passato nella trama, perché ovviamente io in trama e ordito tendo ad utilizzare lo stesso filo, ma nulla toglie che possiate aggiungere anche dei filati che facciano un po' da accessorio come il filo pelliccia, eccetera, per dargli una connotazione ancora più particolare. Ho preso il bravissimo batik per il maglioncino a trecce. Anche il baby cake. Io ce l'ho qui tutto il nuovo baby cake. Tra l'altro, ecco, mi è caduto un gomitolo, scusate. Mimì è salita e me li ha fatti cadere. Adesso vi faccio vedere tutti i colori, sono tantissimi. E quindi anche il baby cake si può utilizzare. Il tutorial di questo esce domani, quindi domani lo vedete. Io adesso me lo metto.
Ho finito le etichette, adesso mi arrivano e quindi poi lo aggiungiamo. Vabbè, adesso seduta. Non, ecco. E quindi, come vi dicevo, lo volevo mettere per la fiera, magari poteva essere utile anche su un giacchino leggero, tanto poi la sera la giacca almeno qui serve perché è freschetto. Però poi ho detto il poncio, forse sì, la sera sì, ma in fiera anche no. E questo è il risultato. Poi, per quello che riguarda il collo, dovete fare attenzione ad un dettaglio. Allora, se voi il poncio lo mettete solo sulle camicie, ciao Lucia, soltanto sulle camicie oppure sul dolce vita, il collo eventualmente lo potete anche un pochino restringere. Attenzione che vi passi sempre dalla testa, altrimenti poi non lo indossate più, però eventualmente prendete uno dei colori che avete usato e ripassatelo creando una diminuzione a 5 punti sulle punte in modo che si stringano e vi facciano venire il collo un pochino più rotondo. Però, se invece il poncio, lo stesso poncio, pensate di utilizzarlo, per esempio, anche sul piumino, sulla giacca di jeans, sul 100 grammi, dovete valutare quanto è voluminoso il collo della giacca, perché su una maglietta di cotone come quella che ho, il collo potrebbe sembrare grande, non lo è. Però io anche perché di solito d'inverno uso tanto il dolce vita, quindi questo scollo per me è perfetto, anche per una velocità di indosso, eccetera. Però siccome, ma qualcuno mi chiederà, si può chiudere, non si può chiudere? Chiudere si può fare con il filo in tinta, come vi dicevo, con il filo di On, se volete un collo pelliccioso, però se poi lo indossate sui capispalla, cappotto, piumino, 100 grammi, giacca di pelle, valutate quanto è voluminoso il collo della giacca e provatecelo prima di fare il lavoro, perché poi si rischia che il colletto un po' più ampio, un po' più voluminoso, soprattutto se un piumino vi occupa dello spazio, se questo colletto poi lo stringete troppo e poi il piumino non lo mettete bene, quindi fate attenzione. Se poi lo usate solo da esterno, a quel punto sfiziatevi anche con i fili molto spessi, tipo boh, il Celine, quello che avete, oppure utilizzando dei capi, dei fili a due capi, che potrebbe essere anche una buona alternativa. Comunque è caldissimo, è bello lungo, adesso mi alzo, ve lo faccio vedere, ma vedete? È bello lungo e sopra, vi copre fino ai gomiti per la misura che ho fatto e come vedete libertà di movimento ce n'è tantissima, quindi per le misure non dovete inventarvi niente di particolare. Allora, la misura in questo momento precisa non me la ricordo, però poi tanto domani, aspetta, vedo se ce l'ho qui scritta, mi sembra di aver fatto, adesso ti dico, mannaggia. Allora, ti dico subito. Che ho la scheda qui, 40 per 80, 40 è la larghezza e 80 è la lunghezza. I pannelli da fare sono due, 40 per 80. Esatto, adesso non mi rimane che abbinare i colori perché poi il Gloria si intreccia sfilandolo. No, non più di tanto. Beh, un po' di pelo ce l'ha, un po' di pelo ce l'ha, quindi se lavori stretto. In generale, il filo peloso, quando lo disfi, i peletti si attaccano tra di loro, quindi devi fare attenzione. Però, quando voi vi capita di dover sfilare un lavoro dove avete utilizzato un filo peloso, se qui tenete il filo da tirare e qui i punti da sfilare, tenete i punti con le dita, fatevi scorrere il filo tra le dita, vedrete che mantenendo i punti fermi riuscirete a disfarli senza grossa fatica. Poi, come detto, su questi volumi potete utilizzare il Bravissimo, il Baby K, potete utilizzare il Gloria, potete utilizzare quello che avete, insomma. Poi decidete voi in base allo spessore, quello che vi piace di più. Si può fare anche con due colori. Qui il minimo è due per avere l'effetto scacco. Come vedete, anche i colori tenui rendono molto, cioè rispetto per esempio ad un mosaico che fa leggere al meglio il contrasto dei punti, tanto più sono differenti i colori, qui potete usare quello che volete, da un minimo di due a tutto quello che avete. E sul gruppo ho visto che comunque vi è servito anche per fare un po' di pulizia, perché di riciclo creativo ho visto che ne avete fatto veramente tantissimo e sono contenta che vi sia stato utile, dai. È sempre bene imparare o comunque rispolverare delle cose antiche, datate, che magari ogni tanto così finiscono nel dimenticatoio ed è bello così.
rivederle o rivisitarle, dargli un po' la nostra impronta, eccetera. Soprattutto quello che sono contenta è che avete fatto dei progetti belli anche per i maschietti, perché poi tutto sta ad abbinare diversamente i colori e quindi finalmente quest'anno penso abbiamo un po' di progettini, sì, anche il ciak va benissimo, abbiamo un po' di progettini adatti anche per loro. Che filo si può usare per il cappotto azteco? Lo stesso discorso che ti facevo prima. Il cappotto per essere caldo deve essere o di lana oppure comunque con un filato che abbia corpo, che appunto può essere il Celine, che può essere il Berry, che possono essere vari filati con un certo spessore. Però nulla toglie che tu lo possa fare col Bravissimo, che è acrilico, oppure con dei filati più sottili. Dipende poi stagionalmente come ti piace indossarlo. Con l'Hendrix volendo sì, anche perché in questi lavori i filati pelosi, quelli anche doppi, si prestano perché il lavoro sotto ci sono dei fili un po' più difficili da vedere, no? Perché quando c'è molto pelo i punti di accesso con l'uncinetto non li troviamo, tipo magari l'Hendrix. Qui invece abbiamo trama e ordito che sono molto semplici da lavorare perché nella trama è punto alto e catenella, quindi avendo lo spazio della catenella il punto sottostante lo vediamo, quindi anche il filo più difficile diventa gestibile. E poi la stessa cosa per l'ordito, o che lo facciamo passando il filo o che lo facciamo tramite catenella, lavorando su degli spazi ampi e quando ripassate l'ordito prendete l'uncinetto più grande rispetto a quello della trama, così la catenella occupa meglio lo spazio che ha a disposizione e quindi anche quei fili un po' pelosini, un po' fetenti che non riusciamo ad utilizzare bene, che non vediamo bene i punti, eccetera, con questi lavori si sfruttano bene. Perché ci sono dei filati magari ecco, un po' più difficili di altri o che magari per spessore uno non vorrebbe utilizzare per il maglione, ma magari per gli accessori possono prestarsi particolarmente bene, che sia sciarpa, che sia poncho, perché ho visto che avete fatto anche le scianelline con il tartan, quindi sono contenta. Poi magari qualche proposta più avanti ve la faccio, però penso adesso farò una pausa, perché tanto una volta che vi ho mostrato le tecniche, mi sono resa conto che la vostra creatività è già andata molto oltre rispetto alle mie proposte. Io ho due o tre progetti, li faccio sempre per andare incontro a chi è alle prime armi o che tutta questa immaginazione non ce l'ha, che ha paura di osare per non buttare via il filo, eccetera, eccetera. Però rispetto a tante persone qui presenti, tipo Elena Pinna, che è un mostro di bravura, basta in là e magari crea da quel punto tante altre cose. Una volta poi capita la tecnica, ciascuno ci mette, ci aggiunge, ci fa delle cose e quindi crea dei progetti pazzeschi e quindi e questo mi rende molto felice perché dà un po' senso al lavoro che si fa perché alla fine l'uncinetto è un lavoro antico, il classico lavoro della nonna e quindi il nostro compito è un po' quello di tramandarlo e dunque rispolverare le tecniche, conoscerne di nuove o rivederle semplicemente, Elena, grazie a te, rivederle secondo nuove prospettive, un po' più moderne, un po' meno classiche, è bello. Poi, oh, io vedo che comunque di uncinetto ce n'è abbastanza in giro. Questo è l'anno degli scacchi, facciamoceli piacere. Io, infatti, ho esordito immediatamente. Quanto filato? Due gomitoli per colore e, come vi dicevo, poi del secondo gomitolo vi avanza parecchio. Però uno poi non mi basta. Quest'anno, quando ho visto che c'era tutto quello scozzese in giro, ho detto questo è l'anno giusto per il tartan. E poi vi faccio vedere un altro paio di tecniche, però grosso modo sono voluta partire subito perché poi quando c'è una cosa di moda, magari vogliamo averla o rifarcela a nostro modo, con le nostre taglie, con i nostri colori, con i materiali che ci piacciono, eccetera. Si può fare con tutti, questi sono tre, ma si può fare con due, con quattro, con tutti i colori che preferisci. E quindi ho detto quest'anno parto subito con lo scozzese perché le vetrine sono stracolmate. Ci mancava il telefono. Oggi era una mamma, poi le chiederò scusa per averle richiuso il telefono. Questo pomeriggio alle 4 c'era la riunione a scuola per votare il rappresentante di classe, il rappresentante dei genitori e io ovviamente ho detto alla diretta, non la salto, non la salto, non do buca a nessuno e quindi ho detto a questa mamma che gentilmente mi ha chiamato, gli ho dovuto richiudere il telefono, vabbè, e di avvisarmi, cioè di farmi un po' un riassunto di quello che succedeva, vabbè.
E poi appena finisco la diretta la richiamo, le chiedo scusa. Allora, può funzionare la trama con un filo liscio, la catena? Sì, assolutamente sì. Puoi utilizzare qualsiasi filo tu abbia, provando a creare gli intrecci come più ti piace. Si può fare, per esempio, anche tutta la trama di un colore e poi fare invece solo, cioè inserire più colori soltanto nell'ordito. Possono venire comunque delle cose interessanti. Allora, per una sciarpa da uomo, guarda, vanno bene tutte e tre le tecniche. La primissima che vi ho mostrato è quella che si utilizza quando si vuole fare la frangia, così la si include dall'inizio e si parte, però anche con le altre la frangia si può sempre fare, basta lasciare il pezzettino di filo prima di iniziare la catenella. È chiaro che per ogni catenella abbiamo un filo, quindi poi come frangia è un po' troppo scarna, quindi se poi qualsiasi tecnica tu usi, vuoi comunque mettere la frangia, lasci il filo di lavorazione e poi aggiungi dell'altro filo, insomma dell'altra frangia. Domani pubblico il tutorial, domani mattina alle 9:15, puntuale, sarà disponibile sul canale Caldissimo. Infatti, il giorno che giravo il tutorial, sapete che all'inizio del video e alla fine lo indosso, sudavo come se non ci fosse un domani. No, Marinella, non gliel'ho fatta ancora la sciarpa. Non gliel'ho fatta, vabbè, tanto gliela faccio per Natale, un po' di tempo ce l'ho. E questo è il poncho che vedrete domani. Ho ottenuto dei colori molto soft, però visto che... Ah, se n'è andata Mimì. Ho visto che con i colori avete fatto cose meravigliose senza il mio aiuto, quindi io vi ho dato un primo spunto, ma veramente sul mondo delle fate ci si immerge nei colori in un modo fantastico. Io ho fatto una cosa tutta colpa di Andrea, perché è colpa sua. È sempre colpa sua, oggi non c'è, credo. Però siccome poi ci ha provocato e io alle provocazioni rispondo, guardate cosa ho fatto. Mi sono fatta arrivare, adesso questo lo togliamo. Mi sono fatta arrivare il calendario dell'avvento. Adesso, nel momento in cui mi è arrivato il calendario, l'ho dovuto togliere dalle grinfie di Sofia, che come ho visto tutte queste caselline, ero lì pronta con una penna, le apro tutte. L'ho fermata, ne ha aperta una sola, ecco, e l'ho bloccata perché, nonostante io sia una curiosa, sia una che non riesce a resistere, Marusca, pure tu l'hai preso. Tu pure ce l'hai da 2 settimane, Rita, ecco, Marusca, dobbiamo resistere. Io mi sono detta, il 1° di dicembre si parte dalla prima casellina, lo si usa per quello che deve essere, anche perché se si aprono tutte insieme, poi che gusto c'è? Quindi io farò così se per voi va bene, tanto io lo faccio a prescindere. Dal 1° di dicembre tutti i giorni apro la casellina corrispondente al giorno. Vedete, sono anche un po' in ordine sparso. E io poi vi metto le foto su Instagram, vediamo cosa viene. Penso che siano tutti uguali, cioè che ogni casellina numero uno esca la stessa cosa, non lo so. Però intanto io faccio così. E questo l'ho preso sul sito della Tessiland. Il primo apro la prima casellina, il due la seconda, e poi ogni giorno metto una foto e così sbirciamo insieme sul contenuto. Per esempio, quell'accrocchio lì, quell'aggeggio, il portaaghi magnetico. Mi manca, siccome io li perdo gli aghi in continuazione, come perdo i marcapunti, forse poi li prendo con l'aspirapolvere, non ho idea, ogni tanto mi devo riprendere i marcapunti, non so dove li lascio disseminati, ma li perdo in continuazione. Gli spilli fanno la stessa fine e dunque ho detto forse sta roba magnetica è un po' più di aiuto. Anche tu non vedi l'ora ombretta e quindi vi volevo dire che ce l'ho e quindi a partire dal 1° di dicembre ogni giorno, prima cosa che faccio la mattina, apro, pubblico la foto su Instagram e poi proseguiamo il nostro lavoro. E quindi pronti? Vediamo cosa c'è. Io sono curiosissima, però dobbiamo resistere assolutamente. Già che ci siamo, che l'abbiamo chiesto, nominato e rinominato tante di quelle volte questo filo che quando arriva poi quasi non ci credi. Che è arrivato il baby case. Siccome tante volte mi chiedete se il tartano, questi progetti che stiamo realizzando, si possa fare pure col baby case, sì, si può fare col baby case, ma soprattutto è arrivato. Evviva! E ci sono dei colori bellissimi. A te si rompono i marcapunti. Allora, pure a me all'inizio si rompevano, cioè come facevo per aprirli, mi rimanevano in mano in due metà, però erano quelli che avevo preso o da Wish. O da un
Un altro sito, anni fa, avevo, oppure da Amazon, avevo preso una scatoletta dove c'erano due tipi di, sapete quelle bustine che si aprono in due? C'erano due tipi di uncinetti, quelli piccolissimissimi, tutti di metallo, tipo per il cotone, perché erano numeri da 0, virgola. Poi c'erano quelli un po' più grandi, poi c'erano questi marcapunti. C'era insomma, c'erano degli oggetti classici da uncinetto. I marker erano durissimi, c'era una plastica molto rigida, quindi non elastica, diciamo così. Come facevi per aprire il lucchettino, ti rimaneva in mano. Questi no, questi li perdo e basta, non li rompo, li perdo. Tu, ombretta, al primo giorno hai dato una sbirciatina, hai fatto bene. No, io Sofia mi ha aperto la casella numero uno, quindi. Anch'io so cosa c'è nella casella numero uno, poi l'ho fermata. Quando mi sono accorta, l'ho fermata. Allora, giacca con il bravissimo batik. Quando la pubblichi? Ah, adesso ve la mostro perché è pronta la prossima settimana. A proposito delle pubblicazioni, visto che io poi sarò un po' latitante la prossima, cioè questo fine settimana, allora, domani andrà il poncho con il filato Gloria. E questo qui lo vedete domani. Lunedì 31 ero indecisa se fare la pubblicazione del tutorial perché è tra la domenica ed un festivo ed è comunque giorno di ponte, eccetera. Però comunque io il tutorial ve l'ho caricato lo stesso perché mi avete chiesto di farvi vedere qual era il sito per il Planet Pooling. Ne avevamo parlato l'altra volta. Siccome mi piace mantenere le promesse, vi ho girato un brevissimo video, poi smanettandoci capirete da soli tante cose se io non sono arrivata a farvi capire tutto, però vi faccio quel video dove vi faccio entrare, vi faccio vedere il sito della Planet Pooling e come si vanno a caricare i punti, i colori, le cose, in modo che se vi volete rifare dei conteggi, volete capire quanti punti caricare, eccetera, eccetera, potete inserire tutti i colori che volete, i numeri, come ve li spiego, e potete ricavarvi da soli tantissimi disegni, perché con il Planet Pooling, come avete capito, di trame se ne possono ricavare diverse anche in base la quantità di colori che vengono utilizzati. E quindi vi faccio quel tutorial che non è un vero e proprio tutorial, ma giusto un video informativo che spero possa ritornarvi. Ah, tu hai aperto tutto, Rosanna, non ci dire niente, non ci spoilerare. Fata, leggimi, Francesca, eccomi qua. Allora, per il cardigan, non mi sono avvicinata alla manica, non mi ricordo dove l'ho messa, ci picchia. Allora, quasi 400 grammi, ma non è un cardigan, l'ho fatto a gilet senza maniche. Però del video vi spiego come farci il cardigan e vi spiego come avviare le maniche, perché poi un pezzetto di manica l'ho proprio fatta e ve la faccio vedere. Allora, quali aghi tira fettuccia? Io ho preso recentemente questi, mi sto trovando particolarmente bene, che sono di tre colori nello stesso astuccio. E sono tre misure diverse. Adesso li metto così. Questi sono comodi perché la parte qui, questo filo in nylon, è molto rigido, ma non eccessivamente grande, come per esempio in questa altra linea. Vedete, io lascio tutti un pezzettino di filo così si vede la plastica. Questo ha un'asola molto molto grande, quindi per la fettuccia, proprio per il filo per lavorare le borse, sicuramente è meglio. Invece queste sono una via di mezzo. Vedete l'asola che c'è una grande differenza, ok, si vede, rispetto all'altra. Quindi queste con le asole così grandi servono proprio per la fettuccia. Però se poi ci inserite un filo di lana vi sfugge e spesso dovete rimettere il filo nella cruna. Invece questi vanno perfetti per le fettucce, per tutti i filati per borse e per lane anche molto spesse e sono comodissimi. Io mi trovo molto bene, ultimamente sto usando particolarmente questi, soprattutto questo qui, i primi due, che appunto sono molto sottili, poi comunque la punta è stondata, vedete qui arrotondata, non è proprio una punta come l'ago, quindi anche se dovete fare per esempio lavori come il tartan, vi riesce facile. Vi riesce facile. Allora, vi faccio vedere velocemente un po' di colore del baby care, ma poi magari metto in giro delle foto perché sono tantissimi, però mi piace l'idea di farvi vedere almeno i degradé, perché tante volte magari i punti di grigio non si vedono bene, quindi messi vicini sicuramente vi saranno più di aiuto. La borsa tartan si può lavorare? Sì, volendo sì.
Allora puoi fare il fondo e poi ripartire con punto alto e catenella, lavorartelo tutto in tondo e poi lavorare l'ordito e la trama come più ti piace. Questa è una combinazione di grigi che vi volevo far vedere, che si possono comunque mescolare anche col bianco e nero. Vi faccio vedere così che facciamo in fretta. Poi ovviamente se riesco vi faccio una recensione quando torno, perché vale proprio la pena di vedere tutti i colori. Poi vi faccio vedere i toni freddi, i lilla, i viola, i fucsia, che sono bellissimi. Anche qui, se avete dei progetti invernali da bimba, da donna, sono stupendi. Tolto il carta da zucchero, in che senso? Poi di colori invece tenui ci sono questo rosa antica e questo rosa baby, che sono splendidi. Ci sono dei punti di verde bellissimi, questo è proprio il colore dell'anno. Se vi piace, insomma, si può mescolare con un'infinità di altri. C'è una gamma di blu che fa paura. Adesso vi faccio vedere magari i toni neutri, che sono questi. Poi, se riesco, vi faccio la recensione, che sono bellissimi. E questi possono essere utilizzati per il poncho. Se vi piace, li potete. Questo qui che io ho fatto col Gloria, questi potrebbero essere tre colori del Baby K, che sono, vediamo se riesco a leggere. Il tortora, il beige e il panna, che possono essere adatti. Poi c'è anche questo bellissimo punto di marrone marmotta, che è bello. Si può fare anche un degradé così, senza il colore più chiaro, se vi piace l'idea. Poi ci sono, c'è anche questo bel marrone, quindi qui c'è, vedete, tutta la gamma, sia toni caldi che toni freddi. Poi ciascuno ha il suo. I suoi colori preferiti. Poi abbiamo giallo, senape, arancio, rosso bordeaux, che sono bellissimi. Anche qui la palette è bella, mi fa pensare un po' ai colori delle spezie, non so voi, belli. Ma dei blu, come vi dicevo, c'è che non mi bastano due mani, perché si parte dal blu più intenso per andare al blu elettrico, per andare verso l'azzurro, per andare verso il celeste, turchese, adesso non leggo i nomi, ma grosso modo ci capiamo, per poi finire con un celeste che è più baby, ma poi abbiamo anche il carta da zucchero e questo che sarà tipo un jeans, quindi una gamma di blu pazzesca, e quindi qua c'è veramente da divertirsi, anche perché un po' hanno cambiato la formula, grammatura metraggio è la stessa, la resa anche, ma è migliorata tantissimo la composizione, la lavorabilità è ancora più scorrevole, siccome è un filo adatto anche per i più piccini, anche per i bambini, insomma, se avete progetti per loro, tutti questi bei colori sono sicuramente adatti alle vostre idee. Voglio fare una copertina col pupazzetto, meglio cotone o va bene il Baby K? Dipende da che stagione lo voglio utilizzare. Il Baby K va bene perché, non essendo peloso come filo, comunque è un filo bello asciutto ed è stata cambiata la formula, quindi al tatto ti risulta morbido, asciutto ma morbido, non ispido. Quindi se lo devi utilizzare da subito, lo puoi utilizzare benissimo, come tutti i filati che sono, diciamo, nella sezione baby, anche il Justin Baby, che è la lana Merinos per i bambini, è fantastica. Se invece ti serve a scopo puramente decorativo o lo stai immaginando per il periodo estivo, a quel punto va bene anche il cotone. Però questo materiale, secondo me, da ottobre a fine aprile lo sfrutti bene. Nasce a gennaio, allora il Baby K va bene, anche come spessore ti viene caldo ma non pesante. E se vuoi andare su una fascia ancora più alta, il Justin Baby, che è la lana Merinos, calcola che sono tutte lane belle morbide, che resistono ai lavaggi, ma soprattutto sono anallergiche, quindi non sono quelle che ti possono dare pruriti o cose di questo tipo. Il Kid Moir però è un po' peloso, quindi per una copertina da neonato ci starei attenta. Il Kid è meraviglioso, soprattutto se questi con i pupazzetti, magari il bambino ci può dormire, se lo può mettere vicino, se lo abbraccia, eccetera, dove c'è il peletto, che già lo vedo che si attacca al ciuccio, forse non è adattissimo, ma come filo è una meraviglia. Quindi per l'abbigliamento dei bimbi assolutamente sì. Il Justin è eccezionale, sì. Poi la lana Merinos è spettacolare. Io mi devo levare questa cosa dal gambe.
perché sto morendo di caldo, per la leggerezza che ha il filo, gli corrisponde un calore incredibile e quindi vi faccio vedere poi il progetto della prossima settimana. Quindi poncio domani, lunedì vi faccio quel breve video per spiegarvi come funziona il sito del Planet Pooling per chi vuole continuare a così crearsi dei progetti col Planet Pooling. Adesso vi faccio vedere invece il progetto che ci aspetta venerdì prossimo, così quando rientro ho già un progetto pronto e non devo fare le corse contro il tempo. Il Justin sembra velluto, sì, bellissimo. Allora, che uncinetto hai usato per il poncio? Aspetta che te lo leggo qua perché tanto io poi mi dimentico. Forse 4 e 5 o 5 e 6, adesso te lo dico subito. 5-6, 5 per la trama e 6 per l'ordito, così ti fa più volume la catenella, ti occupa bene gli spazi della trama sottostante. Che ti sei persa, Ilaria? Allora, ti sei persa un po' di Baby K, ma tanto c'è già sul sito e i colori si vedono bene, però visto che io ce l'ho, ve l'ho mostrato. Vi ho mostrato il progetto di domani, adesso vi stavo mostrando quello di venerdì della prossima settimana. Allora, sì, il sito è quello del Planet Pooling, ma è semplicissimo da utilizzare, poi vi ci divertite, ci prendete la mano e sono certa farete delle cose fantastiche. Siccome tra i progetti, cioè, girando, vedo che c'è tantissimo. Posso fare una copertina neonato con il Mark? Sì, quello poi nella composizione. C'è anche la seta che è termoregolante e quindi assolutamente un ottimo prodotto. Vi voglio far vedere invece il progetto della prossima settimana. Questo progetto è molto versatile perché si può ricavare da questa idea diverse cose. Allora, io ho fatto il gilet perché quest'anno vanno tantissimo e quindi si può mettere sulla camicia, si può mettere sulla giacca di pelle, sulla giacca di jeans, si può utilizzare al posto del maglione d'inverno per chi ha bisogno più sulle spalle che sulle braccia. Però chi di voi ci vorrà ricavare un cardigan lo potrà fare tranquillamente perché io poi vi faccio vedere come avviare le maniche, facendo le trecce anche sulle maniche, perché qui ci sono le trecce sui quarti anteriori. La treccia ve l'ho fatta vedere in due versioni. Qui ne vedete una perché ho perso la manica, mi ricordo dove l'ho messa. Vi faccio vedere poi due versioni, poi ognuno si sceglie la versione che gli piace di più. E il progetto è questo. L'ho fatto con il bravissimo batik panna, l'ho profilato con il filato Dion e ho realizzato la treccia doppia, che è questa qui. Adesso ve la metto sotto sopra dove non c'è lo scalfo, così le trecce si vedono tutte e quattro. Vedete? Sono una, due, tre e quattro e si chiama treccia doppia. Semplicemente sono due trecce a cui basta invertire la posizione dei punti, perché sono tutti punti a rilievo davanti e dietro intrecciati, quindi sono due punti davanti, due dietro, però messi bene, convertendo praticamente, vedete i punti che creano questo buchino al centro, di due trecce se ne ricava una e diventa una treccia doppia. Questa si può lavorare in linea, come vi ho fatto vedere, si può lavorare in tondo. E si può utilizzare per l'abbigliamento, per le sciarpe, fateci i cappelli che sono bellissimi, poi magari ve lo faccio uno. E quindi io ho pensato di farci il gilet, perché quest'anno c'è. Il gilet è un capo d'abbigliamento, un accessorio veramente molto molto gettonato. Può non piacere come gilet, però io vi ho detto che si può fare anche con le maniche, e soprattutto le maniche le ho fatte, e ve le ho fatte vedere alla fine del tutorial, così basterà seguire quelle indicazioni, ci attaccate le maniche, le cucite e avete fatto il cardigan. Se invece ci volete fare il cappottino, basterà allungarlo e quindi potrebbe essere gilet, cardigan o cappotto. Scegliete voi in base alle vostre esigenze. Poi, siccome io sono un po' folle, ho messo i bottoni colorati giusto per dargli un tono, però potete mettere quello che volete voi, anche una zip, gli alamari, bottoni di qualsiasi misura. Adesso provo ad indossarla sulla maglia, così ci rendiamo conto di quello che ho combinato. Poi io adoro il Dion, c'è questa cosa intorno al collo, che il collo è leggermente montato, vedete, io ho ripreso tre giri,
da quello che era il pannello iniziale, però poi potete montarlo ancora di più oppure fare più G, perché qui c'è giusto un giro a punto basso col Dione, giusto per creare questa cosa che fa inverno, che fa calore, che fa piacevolezza, e quindi poi l'ho riportato anche sullo scalfo delle maniche e qui su uno dei quarti anteriori. Quindi poi direttamente dalle trecce che sono lavorate, vedete qui di lato, non c'è bisogno che ricavate le asole. E quindi i bottoni si chiudono. Quindi che succede? Che questo lato ha i bottoni, questo lato c'ha il dion. Quindi voi dalla treccia fate chiudere i vostri bottoni, ok? Posso farcela. Vedete? Vi chiudete i vostri bottoni, così la parte montata, quella con la pelliccia, si va a mettere sopra la parte dove la pelliccia non c'è, ma dove ci sono i bottoni. Quindi dalla parte pellicciosa escono questi bottoni. Io ne ho messi 6 o 7, non mi ricordo, o li contiamo. O li contiamo. E quindi poi se il collo lo volete fare più montato o meno montato, questo poi tanto nel tutorial vi do tutte le indicazioni. Quindi siccome già caldo da morire, vi assicuro, perché la lavorazione con le trecce vi fa consumare giustamente un po' più di filato perché gli dà un certo spessore. Dietro l'ho fatto a punto alto e la treccia si trova soltanto sul davanti, altrimenti diventava veramente pesante. Però se voi ci volete fare un giaccone da esterno, fate la treccia anche dietro, vi viene veramente un termosifone, però calcolate che già così sono andati via 400 grammi, calcolate che il gomitolo è da 500, quindi se mettete le maniche non vi basta un gomitolo, sempre per via della treccia che consuma un pochino di più, però vale la pena perché è bellissima. Poi ho ricavato lo scalfo e a salire l'ultima treccia l'ho divisa e quindi ce n'è una sola di due che erano ed è semplicissima da fare. Se ci fate le maniche dovete evitare ovviamente di ripassare questo bordo con il filato di Yon, non vi servirà più, potete ripassarlo qui, ma sulle maniche non ha molto senso perché questo spazio vi servirà per poterle cucire. Ciao da Ercolano, ciao Maria. Se invece lo volete lasciare a gilet, io l'ho voluto profilare per mio vezzo, però insomma poi ognuno ci fa quello che vuole. Se poi questa treccia, questo discorso trecce vi piace, l'abbiamo già viste anche l'anno scorso, ve ne faccio una versione top down se vi può piacere l'idea. Questo è il bravissimo Batik 400 grammi, uncinetto 5. Ho usato e un pochino di Dion, neanche mezzo gomitolo, e di bottoni, quindi quanti ne ho messi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutti diversi. E il bottone mi pare che si chiami Oya, ma quello che volete voi, insomma. Tanto poi con i bottoni, con i colori. Poi vedete, questa è la sfumatura del batik panna, molto delicato, quindi non perde nulla la treccia perché comunque è una treccia 3D. Però se volete farlo con il bravissimo tinta unita, con quello Lurex, potete farlo tranquillamente. Il Dione è bianco perché la versione panna non c'è, però come vedete si accosta benissimo. C'è anche il grigio eventualmente del Dion, oppure comunque se cambiate la colorazione del filo, vi piace l'idea di abbinarci anche il Dion, lo potete fare tranquillamente. Visto che non ho fatto gilet quest'anno e questo con le trecce secondo me si prestava, ho detto vabbè, le maniche non le faccio, però nel video vedete come si fanno. E nel video, quando vi faccio vedere le maniche, fate attenzione alla manica perché è bravissimo, però lo puoi fare anche col ciak. Uncinetto numero 5. E quando vi faccio vedere la manica, la treccia si presenterà in un modo leggermente diverso. Perché? Vi spiego, poi però nel video sarà ancora più facile da capire. E per fare la treccia si fa una riga con le maglie a rilievo semplici. Nel ritorno si fanno gli incroci, che sono questi. Quindi in una riga si lavora così e nell'altra si riprendono i punti come si presentano. Se volete allungare la treccia e poi l'effetto lo vedete sulle maniche, basterà invece che fare una riga di andata, fate una, due, tre e poi l'incrocio, una, due, tre e poi l'incrocio e la treccia viene ancora più bella, più particolare o leggermente allungata. Ok, l'incrocio è più allungato rispetto a questo. Per le più audaci, potete fare una treccia così e una in quell'altra maniera. Vi esce benissimo perché poi i punti vi corrisponderanno alla perfezione.
Allora, Fata, quando il cappotto con i planet pooling, arriviamo a fare tutto. Questa giacca non è calda di più, infatti io sto morendo, me la devo togliere, e quindi spero che possa essere un buono spunto. Impariamo a fare la treccia doppia. Se poi avete in mente un cappello da uomo, questa è una treccia bellissima che si presta anche per uno stile più maschile, vi fate una bella fascia. La lavorate a punto basso in costa, la fate alta in modo da poterla piegare, la chiudete, la cucite e poi cominciate questo lavoro che è bellissimo. Mettete un bel pompon e avete fatto. E la treccia, può essere lavorata anche per una sciarpa. Questo è l'effetto della treccia vista a rovescio, che ci sono i punti di separazione che servono per staccare una treccia dall'altra e all'interno si vede così. Caldissima. 400 grammi, bravissimo batik, uncinetto 5. E io me la levo perché sto morendo. Dunque, ci potete fare il cappotto, ci potete fare il gilet, ci potete fare il cardigan, quello che più vi serve. Perché il nostro guardaroba manca sempre qualcosa. Io non so voi, ma io sembra sempre che compro bene. Cioè, quando mi compro le cose dico questo mi serve. Poi lo porto a casa e cominci, mo che ci metto? E comincio a fare la ricerca degli accessori, ci manca questo, ci manca quello. Pensi che ci stia bene una cosa, poi ce la metti vicino, non ti piace. E allora poi di tanto in tanto vado a rimettere a posto l'armadio, mi tiro fuori le cose che non riesco a mettere. Perché non ho gli abbinamenti e mi sforzo di trovarcelo. Se non ce l'ho, lo faccio. Scelgo il colore successivo proprio per pensando a quell'accessorio e quindi me lo studio apposta, perché sennò poi è un peccato comprare le cose e tenerle dentro l'armadio. Sì, volevo cambiare, insomma, proporvi la treccia dopo il Planet Pooling e il tartan. L'anno scorso abbiamo fatto, vi ricordate, il mosaico, abbiamo fatto l'embossed. Ogni anno, dai, cerchiamo di rinnovare, di stuzzicare la curiosità, la creatività delle persone. Fiorenza dice: tra un po' ci manca l'armadio per mettere i lavori che fare. Hai ragione. Il mio si è arreso parecchio tempo fa. E quindi il garage è l'unico aiuto che ho in questo momento, tra borse e tutto il resto, finisce tutto schiantato lì sotto, ma per forza di cose. Ho perso 25 kg, a me serve tutto, anche la tua velocità. Connie, sono contenta, brava, quindi avrai lo sfizio di doverti rifare tutto il guardaroba. E visto che te lo stai rifacendo, te lo rifarai come piace a te. Ti compri le cose mano a mano. Ciao Luisa, è arrivata ora. Buon pomeriggio, tanto poi la diretta resta sia qui su Instagram e stasera poi la ripubblico anche su YouTube, così ricordiamo a tutte anche l'appuntamento di domenica a Pistoia per chi ci potrà essere, al Florence Creativity. Antonella, buon pomeriggio, arrivi solo ora. Poi tanto la diretta resta, non vi preoccupate. Oggi abbiamo visto l'anteprima del progetto di domani, anche se l'anteprima già c'era, in realtà la vera anteprima è questa qui. Poi lunedì ci sarà il video per il sito dove si può creare il disegno del Planet Pooling, quello serve sia con i filati tinta unita che con i filati sfumati. Mi raccomando, ciao Egle, buon pomeriggio. Abbiamo dato una così fatto una panoramica sul Baby K e abbiamo visto questo. Dal primo di dicembre pronti ogni giorno ad aprire la casella. Vorresti avere il mio turbo. Mi sono anticipata un paio di progetti, cioè sarebbero praticamente quelli della prossima settimana, perché lunedì stavo fuori e quindi si condividerà da solo il video, nel senso si pubblica e basta. Non so io cosa riuscirò a fare col cellulare. E mi sono preparata, grazie a questo progetto, il progetto di venerdì prossimo, proprio perché rientrando poi tra martedì e mercoledì non saprò che fare prima. E quindi mi sono. E quindi ho lavorato come una matta, veramente. Cioè, anche il sabato e la domenica. Perché sennò sembrano veloci i progetti, e in parte lo sono, però poi c'è tutto il montaggio, gli schemi da fare. E del poncio non vi ho fatto il. Eccomi! Cosa c'è, amore? Vieni, amore!
Del poncio non vi ho fatto il riepilogo perché ormai il tartaro l'ho insegnato voi a me, però di questo ve l'ho fatto, anche per darvi indicazioni sulle taglie e sulle modifiche che potete fare. Marinella, che ti sei persa? Un po' di chiacchiere ti sei persa, dai. Il calendario dell'avvento in che categoria lo trovi? Oddio, adesso ti dico una scemenza perché io l'ho preso entrando dai nuovi prodotti. Adesso vedo se te lo riesco a guardare subito. Però, aspetta, faccio una prova. Scrivo una cosa qui, vediamo se riesco. Allora, prova a vedere così. Mimi, amore, vieni. Allora, se tu vai, ho fatto la prova, funziona. Se tu vai sul sito della Tessiland e dove c'è la lentina, il motore di ricerca, scrivi calendario, ti esce questo qui, l'unico prodotto che ti esce in quella pagina, quindi non ti puoi sbagliare. Egle, mi sembra ti abbiano chiesto se tu sarai alla Fiera di Milano. Brava, Mimì ha sentito Pistoia. Amore, vieni, vieni qua, vieni in braccio, Mimì. E vieni, vieni qua, vieni amore. Tra l'altro sta sempre nervosina perché abbiamo sempre i gatti fuori, sono rimasti tre, la mamma con due cuccioli, però abbiamo deciso di tenerceli, cioè non vogliono andare via più che altro. Poi c'è uno bianco che è legatissimo agli altri e succede che quando uno piccolino entra e quello bianco fuori piange come un disperato, quindi o facciamo entrare pure lui o facciamo uscire l'altro, cioè non si possono separare come i gemelli, proprio sono inseparabili. Quindi siccome Sofia ha deciso di tenersi il più piccolino, ci dobbiamo tenere per forza pure il bianco, non sono separabili. E la mamma è rimasta qua e penso che la facciamo sterilizzare. Ci dividiamo il costo, io la vicina, perché vive tra le nostre verande, quindi un po' mio, un po' suo, sto gatto, cioè si è fatto adottare da tutti e due. E adesso la facciamo sterilizzare, penso, perché se mi fa 7 gatti ogni 3-4 mesi sto fresca. E quindi Mimì ogni tanto si mette qui perché adesso sta dietro la finestra e miagola guardando me e guardando loro che stanno fuori. Come di fa qualcosa? Ecco. Grazie, frate, mi ero persa il commento. Credo di no. Sono sarai presa da altre cose. Beh, la fiera comunque è impegnativa, alla fine il giorno vola. Fate una proposta indecente, un abito lungo con collo alto. La proposta è bella, non è indecente. Bisogna trovare il punto giusto e il filo giusto. Perché l'abito di lana sicuramente pesa meno di quello di cotone, però bisogna trovare anche un punto che sia un pochino elastico, per modo che un po' è vero che la forma gliela dobbiamo dare noi, un po' dobbiamo fare una roba che neanche ci appesantisca. Dai, chissà. Grazie dello spunto, vediamo se mi viene in mente qualcosa. Sicuramente sono già le 6, eh? Oggi non vi dilungo molto perché l'altra volta a questo punto era entrato Andrea, se vi ricordate. Herman, bel filo Herman, sì. E anche, cioè, ci ho fatto due abiti se non vado errata, l'abito con la piega baciata davanti e l'abito Hermana, mi sembra che si chiami. Io quel filo, quel vestito, più lo lavo e più è bello, cioè non l'ho toccato, non ha tirato fuori un pallino, perfetto. Bello bello. Quindi di questo progetto poi trovate il riepilogo e delle altre cose, no? Un discorso di semplicità, ma come detto il tartaro oramai lo potete insegnare voi a me. Allen. Allora, adesso dell'Allen ci è arrivato anche l'Allen Cot e il soft. No, mi impiccio. No, quello è l'Armstrong. Mi stavo impicciando, però l'Allen Cot. Adesso vi ci faccio una proposta molto particolare. Molto particolare. Vi dico solo che devo riprendere una scocca di juta. E non vi dico altro, non mi tirerete fuori niente di più. Allen Chic, anche bello. Sì, ma devo dire, guardate, quest'anno non mi aspettavo. Adesso, visto che intanto loro non ci sono, non mi sembra di aver visto niente. Grazie mille, Gina. Ho visto che comunque, insomma, al di là sicuramente dei ritardi che ci sono stati, perché in altre stagioni, già da luglio, cominciavano a presentare la lana
entro i primi di settembre era arrivata tutta. Quest'anno mi rendo conto che il tutto è andato un po' più a rilento, ma il tempo ci è venuto a favore perché fa caldo per la lana ancora. Ci stiamo mettendo avanti col lavoro, questo senz'altro, quindi stiamo creando dei pezzi appena pronti, li potremo già indossare. E appunto mi sono sorpresa anche di tutte le proposte, perché pensavo che con le difficoltà di produzione, con la scarsità di materie prime, con le difficoltà di molte aziende, caro bollette, tutto quello che conosciamo, insomma, pensavo che in qualche modo. Oggi usciti Hulk e Grace, Fiorenza, mannaggia, non li ho visti, non ho avuto. Adesso però sono sul sito, ci posso dare un'occhiata. Ci posso dare Hulk, non l'ho visto proprio. Hulk, adesso vedo. Non ho avuto proprio un attimo di tempo. Di solito ogni paio di giorni ci guardo. Ah, Hulk, 1 euro, 50 grammi. Mo ne apro uno. Lo sto guardando in diretta mentre mi dicevano. Allora, 50 grammi, 40 metri, uncinetti 6-7. Beh, per gli accessori andranno più che bene. Più che bene. E poi qual era l'altro che mi dicevi? Il Grace. Bello. Mimi, amore, cosa c'è? Bello anche questo. Allora, catenella per inserti, ricami. Beh, dunque, lunghezza 175, uncinetto 2-3, quindi questo è molto più sottile. Molto interessante, non li ho proprio visti e non ce li ho a mia disposizione, però poi li prendo e ve li faccio vedere nell'assortimento di colori. Poi è chiaro che se a voi vengono idee, io sono qui, eh. Un filato da lavorare con altri, Marusca, ma stai rispondendo a qualcuno? Lo stai chiedendo a me? Ci sono anche nuove chiusure. No, vabbè, mi sono persa tutto allora. Mi sono persa proprio tutto. No, oggi proprio non ci ho guardato. Sì, che sono? I clip per i ciucci. Ma che belli. La volpe, la coccinella. Mi mancavano. Mimi sta buona, vieni in braccio, amore, vieni, ti faccio le coccole. Ah, che belle! Le chiusure a scatole avete viste? Begle, infatti lo stavano dicendo, cioè io l'ho letto, l'ho visto e ho letto il tuo commento. Cioè, sono già praticamente rifinite, perché di solito, no, quando dobbiamo lavorare con la chiusura a scatto, il problema è nascondere la chiusura. In questo caso è già rivestita in ecopelle e ci sono i fori. Quindi non dobbiamo fare altro che avviare il lavoro da sotto. Ci piace vincere facile a sto giro. E poi sono arrivate. Vedo una catena, vedo un po' di. E poi vedo il baby K. Amore, cosa c'è? È ora della pappa. Io ho già impastato la pizza per me perché adesso finisco la diretta, devo telefonare alla mamma a cui ho richiuso il telefono prima e andare a prendere la valigia. Sennò sabato. Datemi un consiglio, che mi devo mettere? Cosa pensi dell'Harper? Io l'ho lavorato molto bene, è un filo sfumato e ovviamente la sfumatura ti cambia, ha una buona resa anche come filo se non ricordo male. Guardati sempre il rapporto grammatura-metraggio quando è un dubbio, devi stare attenta un pochino alla sfumatura e a seconda che fai un lavoro a pannelli, un lavoro a top-down, la resa con quel tipo di sfumatura un pochino cambia. Grazie, Ketty, grazie mille. Io comunque. Ciao Emanuela! Fata, anche io mi chiamo Mimì. Vieni, Mimì, amore, se n'è andata, sta sempre dietro al vetro. Quindi allora io sabato, pausa pranzo, sono a Perugia. Se ci fosse qualche persona di Perugia, io mi fermerò solo alla bottega di Luciano. Vestiti a cipolla, ma infatti, penso che metterò la t-shirt della fata tuttofare con la felpa. Magari non un lavoro ad uncinetto, in modo che mi posso vestire, spogliare, non so neanche io. E domenica, perché a Pistoia o nei paraggi sono in fiera tutto il giorno. Poi vi faccio magari delle foto nel posto dove mi trovo, in modo che chi c'è mi possa trovare facilmente. 100 grammi, 350 metri, la resa è buonissima, direi.
Ah, cosa ho spoilerato? Allora, ho fatto vedere il baby K, ho fatto vedere il calendario dell'avvento che io comincerò ad aprire dal 1° di dicembre, quindi poi vi metto le foto giorno per giorno di tutto quello che tiro fuori. Vi ho fatto vedere l'anteprima del progetto di domani, che è il poncho con il filato Gloria, questo si chiama poncho Zara. Poi lunedì vi ho anticipato che avrete il tutorial del sito su come si naviga e si utilizza il sito per il planet pooling e venerdì prossimo, quando sarò rientrata dal mio giro, ci sarà il progetto di questo gilet, dal quale però potete ricavare, come vi ho detto, anche il cardigan o un cappottino. E questo è il riassunto, però poi sia la diretta questa su Instagram rimane. E ne ripubblico anche, la ripubblico anche su YouTube per tutte le persone che non hanno questo social, che vogliono comunque seguire le anteprime, essere messe a conoscenza delle stesse cose, perché facendo le dirette qui magari do per scontate che tutte sappiano che io domenica sono a Perugia, ma tante il social non ce l'hanno, quindi come finisco immediatamente. Sì, sabato, il 29 per l'ora di pranzo. Parto da qui abbastanza presto. Abbiamo calcolato all'incirca un 3 ore, 3 ore e mezza, traffico permettendo. Quindi diciamo che per l'ora di pranzo dovrei essere da Luciano, che è proprio in centro a Perugia. Mi fermo 2 o 3 ore, non di più perché poi ho l'altra metà del viaggio per arrivare a Prato, dove sarò a cena con degli amici, domenica 30, fiera, Pistoia. Si chiama La Cattedrale, il centro dove si tiene questa fiera. Ciao Fatina, buon weekend, grazie mille Elena. Sarà molto intenso, carico di emozioni. Non so chi o quante persone potrò conoscere, ma vale sempre la pena anche solo per una persona mettersi in viaggio perché è sempre emozionante. Poi a me mi sale l'ansia tutte le volte perché non so mai cosa vi aspettate voi da me. La verità è questa: ti porti l'uncinetto in macchina? No! Mi viene mal d'auto, no, mi viene mal d'auto e non riesco. Io vi invidio che riuscite a lavorare all'uncinetto in auto, io non posso, proprio sto malissimo. E come vi dicevo, mi sale l'ansia perché non so mai. Speriamo di vederci a Pistoia, assolutamente speriamo, perché non so mai quali possono essere le vostre aspettative, no? Chi vi immaginate di avere di fronte? Ci fai un punto comodette che crea dipendenza, Fiorenza? Quello è stato anche sì, una giacca, un progetto molto molto replicato, prima ancora di quello, il 5 spicchi. Una signora una volta mi disse, hai creato un tunnel, cioè una roba dove ci siamo infilati tutti e tutti l'abbiamo fatto. Io ci sarò domenica, grazie Simona. Ah, guarda chi c'è, adesso vi faccio vedere, non vi dico il nome, l'amore di Sofia. E questo era della cucciolata di 6. Il più piccolino, quello che pensavamo non ce la facesse, e adesso è diventato l'amore di Sofia. Adesso è diventato. Sentitemi, Gelosa. fai le fuse, amore? Eh sì, adesso ti faccio andare da Sofì. Da Sofì, prendimi, Mimì. Vieni, amore. Prendo pure Io Mimì. amo solo te, Mimì, vieni qui, amore. Adesso però parte il concerto perché Mimì strilla dentro per gelosia. E Coppa Mimì. amore, io amo solo te, Mimì, amore. Io Non devi preferisco essere lui. arrabbiata. Non devi essere arrabbiata, Mimì, non devi essere arrabbiata, amore. Poi ci fai amicizia, dai. Che poi non gli fa niente. Si lamenta e basta. Si lamenta e basta. Quindi Mimì mi si lamenta qui. Lui è in braccio a Sofia, fra 2 minuti, ma meno, comincerete a sentire il miau dell'altro fuori che è geloso che questo sta dentro. Un casino. Praticamente sei una gattara per forza. Ma i gatti che vengono da me, capite? Cioè io già se li vedo li raccolgo perché così li devi in qualche modo sempre salvare. Poi sta gatta ci ha adottato lei, ci ha portato tutti e 6 cuccioli, evidentemente non gli riusciva più ad allattare e ce l'ha portati nel periodo dello svezzamento, per cui li abbiamo sfamati. E questo in particolare che sta in braccio a Sofì, vieni amore. Guarda, è bello. E questo qui era il più piccolino ed era uno di quelli che noi pensavamo non ce la facesse. E invece, come vedete, è un bel torello pure lui. Il più piccolo di tutti, però gli altri hanno trovato casa. E invece lui, il fratellino bianco, che non vi mostro perché non si fa neanche. Sofì, se ci riesci, ma.
riesco a prenderlo, sì. Lo presentiamo, ma tanto cioè, non si starà in braccio più di un minuto. E appunto ci sono rimasti insieme alla mamma. Tu ne sei. Allora, la mia fortuna è che ho la veranda, quindi Mimì e il mio gatto è sterilizzato, poi sapete che Mimì c'ha un sacco di problemi, è curatissima e sta sempre dentro. Loro sono in veranda, questo qui è l'unico che entra, fuori però hanno le cucce, hanno il tiragraffi, la cuccia pellicciosa, quindi anche quando arriva freddo saranno bene, sicuramente. E appena riusciamo facciamo sterilizzare la mamma, perché l'anno scorso di cucciolate ne ha fatte tre. Perché era nei paraggi, la vedevamo, però l'ultima ce l'ha portata ed è rimasta pure lei, non se n'è andata più. L'hai preso, Sofì? Sì. Questo è il più bello di tutti, ma il più fetente. Adesso ve lo faccio vedere, ma durerà 3 nanosecondi. Questo è bellissimo. Sta buono. Amore, non sta succedendo niente. C'ha una paura di tutto questo capo. Questo è il più bello di tutti. È il più bello di tutti. È un fifone ed è gelosissimo che l'altro entra, come non lo vede comincia a piangere ed è finita. Lui si chiama Mochi, si è dato io il nome. I nomi strani di Sofia, amore. Ecco, adesso quando torniamo da questo viaggetto, tutti dal veterinario a fare i vaccini e a posto, tutti maschi tranne la mamma che dobbiamo sterilizzare, loro sono maschi e Mimì è anche sterilizzata, e quindi con loro aspettiamo un altro po'. Sono piccoli, sono nati a fine luglio, questi credo, primo di agosto. come il cardigan, sì, esatto, gli stessi colori del cardigan, belli. Vabbè, ma poi gli animali ti riempiono la giornata, insomma, sono sempre carini, dai. È un piacere sempre occuparsene. Facciamo del nostro meglio. Sì, esatto, Egle, come i dolcetti, perché Sofia è ghiotta di Mochi. E adesso infatti noi andiamo a Luca Comics e lei punterà il padiglione Giappone, cioè va lì e si perderà e farò fatica a tirarla fuori sicuramente, però il suo mondo, i fumetti, le cose, i cosplay, quindi dai, ci immergiamo in una realtà completamente diversa. Io un po' di foto su Instagram ve le metto, così vedete anche voi incontro a cosa mi porta questa ragazzina. Però sicuramente è fantastico, perché dicono tutti che è affascinante, anche per i grandi, insomma, sicuramente. Quindi poi io vi pubblico tutto quello che vedo io, lo vedrete anche voi, promesso. Io a questo punto vi lascerei, che sono già le 6:15, vado a prendere le valigie, che domani sarei dal parrucchiere a far ridare un senso ai capelli, rifare la frangia che si è allungata, e poi pronti per partire. Ah, Sofia, mi dicono che devi andare al mercatino giapponese a Roma. E certo. Adesso ci dovrei... È un mercatino fisso oppure un mercatino tipo settimanale, periodico? E in che zona si fa? Perché io e Sofia verremo a Roma a novembre forse, perché c'è la mostra di Van Gogh. Siccome da quello che ho capito la scuola non è tanto intenzionata, cioè hanno tanti viaggi da fare, quindi probabilmente se vanno per la biennale non riescono a vedere il Van Gogh e viceversa, quindi se la scuola non li porta, sicuramente una domenica di novembre partiamo, io, Sofia, una sua amica e la mamma della sua amica, e veniamo a Roma per la mostra di Van Gogh. Se ci fai sapere di questo mercatino giapponese, vediamo se riusciamo a coniugare. Che cosa dice il commento? Vogliono sapere come si chiama questo mostriciattolo che c'hai in mano. Dai, se c'è il coraggio, dillo tu, perché io non lo dico, perché a me non piace. Ah, l'ha dato papà il nome, ed è per un motivo specifico. Questo gattino entrava sempre a mangiare il cibo di Mimì. E quindi era uno scroccone. E quindi mio padre un giorno, siccome non avevo ancora scelto il nome, per chiamarlo l'ha chiamato Scrocchino. E poi è rimasto così, cioè, il rendete nome. Conto? Cioè, è rimasto Scrocchino. L'ha scelto papà. Vabbè. E il nomignolo lo ha detto papà. Sofia, a San Giovanni a Roma. Andiamoci. Ok. A Capannella. Il cardigan, subito. A Roma c'è il comics, però non so di che periodo. Questo è il gilet. Non so di che periodo, altrimenti facciamo tappa pure a Roma. Egle, di che periodo c'è? Tu lo sai?
che a Roma è decisamente più. Ma quindi a Capannelli all'ippodromo, quindi è una cosa fissa, è sempre lì? Allora, è al contrario? È vero, scusate, le chiacchiere. Eccolo qui, era al contrario. Vabbè, se no le trecce si vedevano ben poco. Scrogghino. Cioè, per quanto è piccolo ed era veramente quello che io non ci credevo riuscisse a sopravvivere perché era veramente scheletrico quando l'abbiamo preso. Mangia come non ci fosse un domani. Puro Quindi, peso come questo. entra, si infionda dritto alla pappa di Mimì. Quanto ce n'è, quello si mangia. Delle volte si mangia delle porzioni più grosse di lui. Dico, dove te le metti? Infatti il ciccione è Allora, tutto un siccome mattone. mangia tanto e mangia sempre un po' a scrocco perché Mimì mangia un po' le cose sue perché anche lei ha i suoi problemi, eccetera, si va sempre a fregare la pappa di Mimì. Allora, mio marito ha detto sei uno scroccone perché mangi sempre. E da lì a scrocchino è stato un attimo. Ora, io ho temporeggiato per andare a fargli fare i vaccini perché ti fanno il libretto, ti chiedono come si chiama il gatto e tu gli devi dire il nome del gatto. Io mi rifiuto. Scrocchino, è bellissimo. Trovagli un altro nome. No, ormai rimane Cincino, lo chiamo così. Chiamo Tonino. No, Tonino, no. E io mi rifiuto di fare scrivere sul libretto scrocchino. Mi sa che a sto giro perdo io Sì, lui vuole decisamente la scrocchino. guerra. Sì, ha una sfumatura lunga. Ti faccio vedere anche sul retro, dove c'è tutto punto alto, in righe di andata e ritorno, l'effetto è questo qui. Mentre sul davanti è così, dove ci sono le trecce. Spero si riesca a vedere. Quindi crea quasi delle righe, sembra fatta apposta, sono anche, diciamo, abbastanza regolari, ma soprattutto i toni non sono molto distanti, quindi è un tipo di sfumatura che se fate un punto non ve lo nasconde. Questo è scrocco. L'ho messo fuori. Bello scrocchino, Sofi, mi sa che l'hanno promosso. È bellissimo Vedi? scrocchino. Vedi, scrocchino è magnifico, lo Mio marito dicevo io. stasera pizza, sì. Oh, porta due olive, Antoggia, che ci sei? Quelle verdi. No, faccio la focaccia barese, Antonio, i pomodorini ci sono, se porti pure, visto che ci sei in diretta, se porti due olive, grazie. Che ci stai in diretta? Papà. Ah, ciao pa! Oh, portami qualcosa, ho fame. No, faccio la pizza, so che è già impastata la pizza. Scherzavo. Sì, Manuela, guarda, Emanuela, hanno detto che fino al 10 più o meno di novembre sarà così caldo, ma tanto succederà come è successo tutti gli altri anni. Ti arriva il freddo in un giorno, cioè ti fa meno 10 gradi in un fine settimana e passi dalla manica corta al piumino senza soluzione di continuità. Cioè è proprio la mezza stagione che non esiste più, quindi finché c'è, io sono contenta, tra virgolette, per questo weekend che sarà caldo, perché con i giri che facciamo tutto quanto, ci godiamo almeno un po' a Lucca soprattutto, una bella giornata e ne siamo contenti, anche per il caro bollette quest'anno sarà un problema accendere i termosifoni, quindi questo caldo prolungato sotto questo punto di vista è un vantaggio, poi quando arriverà tutto di botto e pace. Questo mi piace. A Napoli c'è il Comic Con a fine aprile, almeno così mi dice Ginny. Allora ce le facciamo tutte. Anche perché, Serio? tra l'altro, ho promesso a Sofia che la portavo verso Benevento quest'anno, se riesco prima di Natale, a mangiare nel pub di Harry Potter. Cioè, sapete quelli tutti, no? Particolarmente. Particolari, fatti, cioè, arredato con tutto lo stile Harry Potter. Quest'anno forse la portiamo da quelle parti. Insomma, questa ci fa camminare, ma è bene che sia così. Insomma, così ci divertiamo pure noi, stacchiamo un po' perché comunque quest'anno ferie non ne abbiamo fatte. Siamo state sempre qui. Mio marito non stacca mai e quindi anche per dei weekend, una giornata, staccare un attimino ogni tanto è una salvezza. Tu in Calabria, prossima settimana, si mangia bene anche in Calabria, tanto peperoncino. Sapete che non posso mangiare più peperoncino? Tra tutte le cose quest'anno, ahimè, mi hanno suggerito di stare calma. La mostra d'oltremare, sono stata 2 volte, dai, tanto poi comunque sicuramente la rifacciamo.
Io mi sto impazzendo con il Bactus, con i fiori 3D, non mollare. Poi, eventualmente, su questo progetto o su altri simili, vi faccio vedere il bloccaggio qualche volta. Mi devo rivedere un po' l'attrezzatura se ho tutto, altrimenti me la prendo da testa e la devo visto che c'è, e vi faccio vedere come fare il bloccaggio in modo che poi questi fiori rimangano belli aperti e visibili. Mi dicono che a Prato hanno aperto un pub fantasy. Beh, ci andiamo, siamo nelle vicinanze, andiamo a Sì, lo seguire, dai. diciamo Eh a Martino sabato, casomai, Sofia, sì, ci ci andiamo a andiamo. mangiare Certo. in uno di quei giorni. Tanto ho un albergo che sta vicino a Prato, quindi comunque facciamo sempre sede lì, ci spostiamo. Quindi grazie Simona della... Ma potrò cercare su Google. Mi piacciono questi Sì, tre questi, colori. sì, modali, sono Mi miei. piacciono. Vatti a cercare pub, locale fantasy. Ma Sì, vai, prenditela. vai, vai, vai. Bene, dai. C'è anche a Pistoia. Beh, vedete, tante cose. Un locale fantasy. Adesso vediamo. Beh, può essere che poi domenica ci fermiamo lì e ci visitiamo anche Pistoia. Mangeremo sicuramente, a Pistoia. Sabato mangiamo a Prato e lunedì mangiamo a Lucca. Che bello! Vediamo se riusciamo a trovare qualche tipicità, qualcosa di particolare, che poi cercherò di condividere più cose possibili con voi, in modo che sarà un po' come se voi foste con me. A questo punto io veramente vi saluto perché sono già le 6:30. Tanto per cambiare, siamo andati per le lunghe. Siamo andati per le lunghe, io vi ringrazio sempre tantissimo. Sarà un weekend, spero, bello. Sicuramente molto emozionante per me. Già ho l'ansia a mille, loro lo sanno. Stanotte alle Dai, che tra 4. poco si parte. Sì. Dai. E quindi vi terrò aggiornate passo passo, sia per la fiera, per tutte le altre cose. Quindi domani tutorial del poncio, lunedì sul Planet Pooling. Venerdì prossimo il gilet. Nel frattempo sarò tornata, avrò condiviso con voi tante belle cose. Vi ringrazio sempre di cuore per essere sempre presenti e disponibili con me. Ci vediamo, se non sbaglio, il 10 novembre per la prossima diretta qui su Instagram, il prossimo appuntamento del giovedì delle fate. E probabilmente ci sarà Andrea perché aveva detto che a novembre voleva tornare, quindi chissà che non sia quella la data che ha scelto. Vedremo. Io vi saluto, vi ringrazio. Lascerò ovviamente questa diretta qui su Instagram e la ripubblico tra un po' anche su YouTube e per chi potrà esserci, spero, di vederci domenica a Pistoia. Un abbraccio grande, grazie per essere stati con me anche questo pomeriggio. Vi saluta anche Io che mi intrometto? e Scrocchino, se n'è andato? Scrocchino, sì, mi ha fatto Io e uscire. Sofia, senza gatti. Ciao Egle, buon pomeriggio a tutti. Un bacio grande. La prossima volta, Egle, ci dobbiamo vedere assolutamente da te. Magari facciamo una diretta dalla Knitting Room, così abbiamo modo noi di vederci per la prima volta, ecco, e di condividere un momento anche con gli altri. Ciao Tiziana, ciao Lara, ciao, grazie È entrato a pure Dennis prima. tutte le persone che hanno condiviso questo pomeriggio con me. Ci teniamo aggiornate nei prossimi giorni. Un bacione, buona serata a Ciao! tutti. Ciao.